Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, dopo aver meditato sulla bontà del cuore di Maria e sulla sua misericordia, oggi meditiamo sulla sua clemenza. Misericordia e clemenza sono quasi sinonimi. Tuttavia, secondo la spiegazione che ne dà San Giovanni Ed, la clemenza si differenzia dalla misericordia nel senso che quest'ultima ci perdona mentre la clemenza va oltre e rimette in tutto o in parte la pena del peccato riconosciuto e pianto. San Giovanni Ed così scrive Dopo il cuore di Dio non c'è cuore più ripieno di mansuetudine del cuore di Maria. Quando viveva sulla terra la vedeva ricoperta di idoli e di idolatri. Amando ella quasi infinitamente Dio, soffriva quasi infinitamente per queste offese contro la Divina Maestà. E quale non sarà stato il suo dolore vedendo le ingiurie fatte contro il suo amato Figlio? Egli era la stessa santità e innocenza, e lo vedeva perseguitato, straziato nella maniera più feroce e giustiziato come il più grande scellerato abbandonato agli oltraggi, posposto a barabba, flagellato, coronato di spine, esposto alla moltitudine arrabbiata e urlante, condannato a una morte crudele. E che cosa fa questa dolcissima madre? Non grida contro i carnefici che glielo massacrano senza pietà, non si lamenta della ingiustizia che gli fanno, non domanda vendetta, non s'abbandona ad alcun risentimento o movimento di impazienza, d'avversione verso quanti le fanno soffrire sia acerbi supplizi. Al contrario, il suo cuore è sempre tutto a mansuetudine, pazienza, clemenza, ad imitazioni di Gesù, scusa quelli che le trafiggono l'anima con tanto furore, dicendo di cuore con Gesù, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno e offre per la loro salvezza il sangue preziosissimo di Gesù, disposta a sacrificarsi ella pure con lui se fosse stato necessario. In cielo la gloriosa Vergine vede più chiaramente che non sulla terra il numero e l'enormità delle offese che si fanno a Dio. La terra dovrebbe essere un paradiso, avendo la Dio onorata della sua presenza per tanti anni, invece è un inferno pieno di peccati, di demoni, di nemici di Dio che lo bestemmiano incessantemente. Maria vede chiarissimamente un così enorme cumulo di iniquità, e avendo un amore inconcepibile per Dio e per Gesù, Quantunque incapace ormai di dolore, se ne risente più di quanto si possa immaginare. Regina del cielo e della terra, a cui Dio ha donato ogni potere, potrebbe giustamente vendicare le ingiurie atroci fatte a Dio, ma non lo fa. Il suo cuore paziente e benigno la sollecita ad opporsi all'indignazione la sollecita a ottenerne la punizione non come su nemico, ma come su figlio, non in qualità di giudice severo, ma come padre misericordioso per convertirlo. Essendo perfettamente unita a Dio, ella è rivestita di tutte le sue inclinazioni, quindi ama ciò che egli ama, odia ciò che egli odia, approva o condanna ciò che egli approva o condanna. Riguardo ai peccatori il suo cuore ripieno di dolcezza e di benignità lo dichiara l'abate Blosio. Il mondo non ha peccatore così esecrabile al quale la pia vergine non sia disposta a tendere le braccia, ad aprire il suo cuore misericordioso per salvarlo purché egli implori la sua assistenza. Non v'è peccatore che ella non possa e non voglia riconciliare con suo figlio. San Giovanni ed, infine, così prega la Madonna. O dolcissima e pietosissima Vergine, riguarda benigno le miserie e i miserabili di cui ripiena la terra, poveri, vedove, orfani, malati d'ogni specie, cuori angosciati, anime sconvolte dalle tentazioni, sofferenti le torture del purgatorio, soprattutto anime viventi nel peccato. Il loro numero è quasi infinito, le loro miserie sono altrettante voci imploranti il tuo soccorso. O madre di misericordia, consolatrice degli afflitti, rifugio dei peccatori, Rivolgi gli occhi tuoi clementi sulle nostre desolazioni, apri l'orecchio per udire le nostre suppliche, a te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. Ebbene, cari fratelli e sorelle, vogliamo anche noi ricorrere alla Madonna ogni giorno, anzi ogni istante della nostra vita. E pertanto ci rivolgiamo ora a lei con la preghiera di San Bernardo, sicuri che la sua clemenza è più grande dei nostri peccati. Ricordati, Opissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia chiesto il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o oh Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo, dinanzi a te mi prostro, peccatore pentito. Non volere, o oh Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, benevola, ed esaudiscimi. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.